Iniziamo quindi questa manifestazione. Voglio dare il benvenuto a tutti i gentili ospiti, alle istituzioni italiane e turche. Di seguito, seguendo una scaletta, chiameremo tutte le persone che dovranno fare un intervento per l'adesione alla mostra, l'inaugurazione e per i saluti. Vorrei dire intanto che ringrazio tutti gli ospiti, io parlo a nome di tre suore, noi abbiamo aderito a questo progetto che si chiama Mare e Cielo di Pace, è un progetto didattico che si basa sulla conoscenza dell'altro nelle aree del Mediterraneo. Purtroppo in questi ultimi anni il Mediterraneo è stato teatro di grandi tragedie e da questo tragico presente nasce l'esigenza di esportare attraverso le scuole, attraverso la didattica, dei sentimenti di amicizia, di pace, di conoscenza. Questa è stata la base del progetto. Gli obiettivi del progetto hanno impegnato le nostre scuole, la scuola Elin, la scuola Lutfi e la scuola Quinta di Istanbul. Ma in realtà hanno aderito a questo progetto 9 scuole di 4 aree del Mediterraneo, l'Italia, il Libano, la Grecia e la Turchia. Sono 1000 bambini che hanno disegnato l'idea della pace nel Mediterraneo. 1000 bambini di 9 scuole che a 4 mani hanno proposto un progetto che spiega che cos'è la pace per un bambino. La pace per un bambino è una parola difficile, è un pensiero astratto. Hanno potuto, con i colori, con i simboli che loro riconoscono, esprimere quest'idea della pace. Forse più altro. E sono riusciti in modo anche ludico, senza esplorare la tragicità di quello che nasconde l'idea della pace, cioè la guerra. Si parla di pace quando c'è la guerra, solitamente. E sono riusciti ad esprimere in modo semplice ma efficace tutte le emozioni che hanno condiviso via via a 4 mani su questi disegni. Vi pregherei di guardare i disegni. A volte non sembra fatto da 4 bambini, ma da uno solo. Sembra che si siano incontrati realmente e che abbiano utilizzato lo stesso colore, lo stesso soggetto. Quasi che nel mondo dei bambini la simbologia della pace e del mondo felice sia solo univoco, sia condiviso più che nei grandi. E quindi ci sorprende che in un disegno di 30 centimetri ci siano 4 mondi, 9 scuole, ci siano 4 paesi lontani che si sono uniti in occasione di questo progetto. Io vorrei dare delle informazioni di base sull'obiettivo del progetto, che poi spiegherà naturalmente più approfonditamente la promotrice del progetto, che è la giornalista Naya Di Lazzari, che viene da Venezia e che ha girato il Mediterraneo incontrando tutti questi bambini e queste scuole. Il progetto si chiama Mare e Cielo di Pace, ha impegnato le nostre scuole ed è promosso dalla città di Venezia, è rivolto per ora a 4 nazioni, ma sicuramente in futuro questo progetto ha degli obiettivi di allargamento. Le scuole partecipanti hanno esposto gli elaborati in questo museo, grazie alla disponibilità della signora direttrice Serda Elvis, che si è offerta di ospitare la manifestazione. Chiamo la signora Serda, che
ci dirà come ha accolto il progetto e ha dato la possibilità a noi di fare questa manifestazione in un luogo così prestigioso. Prego, signora. Prima traduco la mano. Sì.